Ma ben ritrovati, gente curiosa! Anche oggi siamo alla Domenica delle Storie! E vai, o no? Raccontaci una storia! Anche due storie! Beh, se siete tra quelli che vogliono sentire un'altra grande storia, consiglio di mettere subito mi piace, perché oggi parleremo di un argomento diventato praticamente virale e che racconta di una bambina che in realtà non è una bambina, ma una ragazza adulta, adottata per sbaglio da dei genitori americani in Ucraina. Sì, lo so, in questo momento siete tipo wow. Quindi, bando alle ciancissime e se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Tutto è iniziato nel 2010, quando Christine e il suo allora marito Michael Barnett hanno adottato una bambina in Ucraina di soli 6 anni, chiamata Natalia Grace Barnett. Fin qua tutto normale, tantissimi adottano da paesi stranieri i loro figli. In teoria Natalia ha una forma di nanismo molto rara, che le impedisce la crescita della spina dorsale e le crea problemi di respiro, e tanto altro, ma non siamo qua a parlare di questo. I Barnett hanno altri 3 figli, ma quello di cui ci importerà di più in questa storia è Jacob Barnett, finito anche in TV per la sua straordinaria intelligenza. Ai tempi era un bambino di 12 anni, affetto da autismo, in grado di scrivere saggi da università. Nel 2012, quindi 2 anni dopo l'adozione, i Barnett decidono di far cambiare l'anno di nascita della figlia, da 2003 a 1989. Quindi invece di 9 anni ne avrebbe avuti 22. E nel 2013 Natalia venne abbandonata in una casa in Indiana, mentre i genitori si sono trasferiti in Canada dalla Florida. Non proprio abbandonata in realtà, perché le hanno pagato un anno di affitto in una casa e dato tutto il necessario per sopravvivere. I due avevano capito che era in grado di occuparsi di se stessa senza problemi. Ma come mai tutto questo? La storia è solo all'inizio, perché dopo la denuncia da parte dello Stato dell'Indiana ai danni dei genitori, accusati di abbandono di minore, tutto è diventato virale, portando a galla un racconto quasi simile al film Orphan. In un'intervista con la famosa testata giornalistica Daily Mail, Christine Barnett ha affermato che dopo poco tempo dall'adozione aveva cominciato ad avere sospetti sull'età della bambina e che il certificato di nascita fosse un falso, perché era in grado di prendersi cura di se stessa, sapeva mangiare senza mai sporcare come farebbe un normale bambino, o addirittura parlare un vocabolario fin troppo complesso. All'inizio in realtà non parlava spesso, ma qualche mese dopo di tanto in tanto tirava fuori frasi fuori dalla portata dei semplici bambini. E la cosa più sconcertante, ogni mese trovava del sangue nel suo intimo, tipico delle mestruazioni. All'inizio non voleva crederci e pensava fosse solo molto precoce, ma dopo poco chiamò il marito e la portarono in un ospedale a fare degli esami sulla densità ossea. Hanno scoperto così che al momento dell'adozione aveva 14 anni e non 6 o 7. Ma la cosa più sconcertante l'hanno scoperta l'anno dopo. Prima di continuare diamo la risposta al fantasmagorico quiz del video precedente sui delfini ubriachi o drogati come volete. La risposta giusta stavolta l'hanno data in pochi. Avevo chiesto come si chiamasse quest'uomo. La risposta è Lasso Scheller, famoso per aver eseguito un tuffo da quasi 60 metri di altezza, stabilendo un record mondiale quasi impossibile da ripetere. Continuiamo e alla prossima top preparatevi al prossimo quiz. Dove eravamo rimasti? Ah sì, alla densità ossea e all'età della ragazza. Insomma, non posso più chiamarla bambina. La cosa più sconcertante l'hanno scoperta l'anno dopo. Era anche una malata mentale e il suo stato peggiorava ogni giorno. Ha cercato di uccidere i suoi genitori più di una volta, a volte nel sonno, cercando di soffocarli con dei cuscini, altre volte mettendo del detersivo nella loro acqua o nel cibo. Fortunatamente si sono sempre accorti in tempo del rischio dei pericoli. Hanno chiamato vari psicologi che non sapevano bene come aiutarla, diagnosticando le varie malattie mentali, tra cui un bisogno compulsivo di far del male agli altri. A tutti questi dottori la ragazza ha confessato di essere maggiorenne, ma che non dovevano assolutamente dirlo ai genitori. A volte confessava pure i modi in cui sognava di uccidere tutta la famiglia, compresi i figli dei Barnett. Sì, insomma, non era proprio un pezzo di pane. Per questo motivo i genitori decisero di lasciarla nell'Indiana con un numero di previdenza sociale e tutto il necessario per vivere da sola. Ma non è finita, perché le cose si sono fatte molto toste e più complesse del previsto. L'11 settembre sono stati accusati di negligenza per abbandono di minore i Barnett. Avevano divorziato a quel tempo. E sembra la storia fosse molto diversa da quella raccontata all'inizio.
Si è scoperto che il dottore incaricato di fare i test su Natalia fosse un loro conoscente e che quindi avesse in qualche modo falsificato i documenti. Quel dottore però è morto quest'anno, quindi un testimone in meno. Un referto medico risalente al 2012 invece mostrava prove evidenti della vera età della ragazza, che forse era 11. Un bel casino, visto che dovranno rispondere di molte cose i genitori adottivi, che erano stati presi in custodia in un carcere per 2 mesi, per poi uscire con $5,000 di cauzione su libertà condizionata. Quindi Natalia è stata abbandonata quando era ancora minorenne. Un altro grosso problema è che dopo il divorzio i genitori continuavano a dare spiegazioni diverse sulla storia. Forse prima si consultavano e rispondevano in modo da non destare sospetti. Il marito ha ammesso al suo avvocato che la moglie non gli aveva mai detto che forse Natalia era una bambina. Disse che la ex moglie era solo preoccupata per i problemi mentali della figlia e che aveva cercato di ucciderla quando erano sole, quindi non c'erano prove evidenti anche su questo. Eh sì, qualcosa non combaciava. BuzzFeed News ha condotto delle ricerche scoprendo che il primo dottore che si è occupato di Natalia in Ucraina aveva dato un certificato di nascita non idoneo e che già in tenera età era abbastanza fuori di testa, ingannando tutti quelli che volevano adottarla e spaventandoli. Ma quindi quanti anni ha questa ragazza? Ad oggi non si sa di preciso. A quanto pare è stata adottata da una famiglia che non sembra avere il minimo problema con lei. Ma ancora non si capisce bene se abbia 30 o 16 anni. I Barnett dovranno tornare in corte e parlare ancora. A gennaio 2020 avranno l'ultima possibilità per giustificare le loro azioni e dare conferma su tutta questa storia e convincere il giudice e la corte. Prima di concludere, vi ricordate del ragazzo super intelligente che oggi dovrebbe avere 21 anni, tipo? Ecco, i genitori hanno detto più di una volta che la loro intenzione era focalizzarsi sui suoi studi e farlo diventare importante perché era davvero molto, molto intelligente. Per questo motivo tutti pensano abbiano abbandonato la figlia malata mentalmente favorendo quello più intelligente, una selezione all'Hunger Games senza violenza. Intanto Natalia non si è più fatta sentire da nessuno e sembra possa essere l'unica in grado di salvare i genitori da pena certa. Con questo concludiamo. Sono curioso voi da che parte state. Pensate sia davvero una bambina? Oppure hanno ragione i genitori? Come mai hanno compiuto questi gesti e perché invece di affidarla a qualcun altro hanno deciso di lasciarla in una casa da sola? Noi per oggi concludiamo la domenica delle storie e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diverso.